Ciao a tutti, questo video in realtà non doveva essere girato perché non avevo in programma video per oggi, però ho ricevuto una bellissima sorpresa che non mi aspettavo assolutamente e che ovviamente mi ha riempito il cuore di gioia. Sto parlando di un pacchetto che mi ha inviato Mary Atamir su YouTube, che ho appena ricevuto, quindi veramente 2 minuti fa. Io non so che dire perché penso che lei me l'abbia inviato per sdebitarsi, tra virgolette, del pacchetto che le ho inviato io, ma non c'era assolutamente bisogno perché cioè, non c'è nulla di cui sdebitarsi assolutamente, anzi. Io devo ancora delle scuse perché ho spedito il pacchetto veramente in ritardo. Comunque, ho semplicemente aperto il pacco e quindi andremo a vedere insieme quello che Maria Teresa ha inserito all'interno di questo bellissimo pacchetto. Ho già letto il biglietto, però, e devo dire che mi ha commosso, perché semplicemente voglio dirle grazie perché ascolta tutte le mie paranoie, voglio dirle grazie perché io sono così e chi mi conosce bene lo sa e quindi niente, sono contenta che delle persone abbiano capito io come sono fatta e che mi stiano vicino e mi sostengano giorno dopo giorno, nonostante appunto le mie mille paranoie. Questo è il bellissimo biglietto che mi ha inviato Mary, con affettuosi auguri di buona Pasqua. Hai scritto che temevi che le poste non facessero arrivare in tempo il pacchetto, invece è arrivato proprio adesso, quindi stavolta hanno funzionato. Quindi adesso passo subito a mostrarvi quello che Mary mi ha inserito nel pacchetto. Allora, dando un'occhiata così giusto superficiale, avevo già notato questi pacchettini rosa, se riesco a prendere anche l'altro. Eccoli qua. Sono in realtà due pacchetti per nail art, ma sono dei regali graditissimi che io utilizzerò soprattutto per realizzare i miei cabochon e devo dire che sono molto 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 carini. Come vedete qui ci sono questi, non so nemmeno come chiamarli, questi fiorellini, cuoricini, questi qui che sono bellissimi, olografici. Poi ci sono questi cuoricini beige, questi glitterini diciamo sul verde, poi ci sono questi fiorellini sul viola, molto carini anche questi, queste pagliuzze sull'azzurro che mi piacciono un sacco, che ve lo dico a fare, e questi che dovrebbero essere dei piccoli esagoni sul rosa. Ovviamente, essendo un set per la manicure, ci sono anche gli annessi strumentini. E poi qui c'è questa ruota che la apro perché sono veramente bellissimi i glitterini che ci sono. E c'è appunto la colla. Qualora uno volesse utilizzarli appunto per la nail art e tutti questi brillantini, diciamo, dalle varie forme, a forma di goccia, a forma di stella, a forma di cuoricino, questi quadrati, eccoli qua. Bellissimi questi triangolini, veramente molto molto particolari. Queste stelline bianche che sono veramente bellissime, non so se riesco a mostrarvele. Eccole qua.
Queste qui. Cioè, è un po' il riflesso della lampada. Bellissimi. E già questi due, insomma, sono dei pensierini molto molto pensati e quindi mi fa un enorme piacere. Poi mi ha inserito quest'altro vasettino di pigmenti sul verde, bellissimi anche questi, tutti brillantinati. Vediamo se riesco. Ecco qua. Forse così si vede un po' meglio. Stupendi. E mi ha inserito una marea di cabochon, i suoi cabochon magnifici che io adoro. Mamma mia, quanti! Mary, ma tu sei pazza! Io non lo so. Cioè, sono spettacolari. Mi sono saltate all'occhio queste due madreperle spettacolari. Mamma mia, sono di una bellezza unica. Stupende, guardate qui che meraviglia. Bellissimo. Veramente bellissime. Allora, ho cacciato tutti i cabochon dalle bustine per mostrarveli meglio, perché sono veramente bellissimi e non vorrei che dalla bustina appunto non si riuscisse a percepire la loro bellezza. Questi sono due dischi, penso da 30 mm, e sono blu metallizzato, veramente molto molto belli. Penso che su questi dischi Mary abbia colato della resina. Mary, se sbaglio, correggimi nei commenti, perché sono veramente lucidissimi e bellissimi. Cioè, l'effetto metallico che ne esce fuori è spettacolare. Poi c'è questa gocciona bellissima. Molto grande, però è stupenda, veramente. Questa la vedo bene su una collana alle embroidery. Chissà se un giorno riuscirò a fare qualcosa di degno. Poi ci sono dei cabochon 25x18 sulla stessa tonalità. Ecco, quello che mi piace tantissimo dei cabochon di Maria Teresa, oltre ovviamente all'effetto pietra, di cui lei ultimamente ha fatto anche un tutorial, è questo effetto pastello, cioè i colori sono veramente bellissimi. Ve li mostro più da vicino, ecco qua. Stupendi. Poi c'è questo ovale sul grigio, bellissimo, anche questo con l'effetto pietra. Questo cabochon tondo, stupendo. Questo dovrebbe essere forse da 35. E altri due cabochon piccolini, 25x18, sempre sulle tonalità del grigio. Per fare ovviamente una parure. Cioè lei mi ha inviato la pietra, il cabochon grande e i cabochon piccoli per fare la parure. Ci sono appunto poi questi qui, che sono un rosa perlato bellissimo. Questo ovale rosa, sempre effetto pietra, che è stupendo. Questi cabochon qui che sono spettacolari, hanno un effetto veramente stupendo. In video li vedete più sul viola scuro, invece dal vivo tendono più, diciamo, a un viola fucsia. Poi
Bellissimi. Poi c'è questo disco, stupendo anche questo, penso sempre con la colata di resina sopra come vernice, diciamo così. E poi vi mostro i miei preferiti. Mamma mia, sono stupendi! Sono dei quadrati. Questo è quello che mi piace di più, con il verde e queste striature, questi particolari viola che sono veramente stupendi. Anche qui ci vedo bene. Ho una collana con vari particolari incastonati oppure degli orecchini e un ciondolo. Stupendi, mamma mia. Cioè, dal vivo rendono ancora di più, sono veramente bellissimi. Poi mi ha inviato questa goccia con dei fiorellini, molto molto carina. Poi mi ha inviato questa bustona che adesso andiamo ad aprire insieme. Questa pietra, mamma mia, stupenda, stupenda. Questa dovrebbe essere, se non erro, radice di zaffiro. E l'ho già avuta in passato in un'altra forma e devo dire che mi piace un sacco. Poi non l'ho più trovata e Mary giustamente me l'ha mandata non sapendo nulla. Io l'adoro. Ovviamente anche per il colore. Poi mi ha inviato questi cipollotti molto molto belli, sempre in una colorazione più tendente al verde. Ecco, sì, in video si vedono molto bene. Sono bellissimi e mi erano anche finiti, quindi grazie Maria Teresa. Io non so come tu abbia capito cosa mi serviva. Vabbè. Poi mi ha inviato questi tre elementi in cocco, penso. Che sono veramente particolarissimi. E questo è un materiale che mi piace molto perché è anche molto leggero. Da abbinare a queste perlozze in legno. E devo dire che insieme ci stanno alla perfezione. Poi ovviamente ci vuole qualche punto luce. Vedremo cosa combinerò. Mi è già venuta un'idea in mente. E per finire mi ha inviato queste scagliette, queste chips molto molto belle. Ve le mostro più da vicino. Sono veramente particolarissime. Queste le vedo benissimo, per esempio, lavorate in wire con l'alluminio, il rame, lavorati in un groviglio, una collana groviglio, magari come quella che ha fatto Valentina Perfidia. E questo mi ricorda molto l'ambra, perché è molto trasparente. Bellissimi. E per finire c'è anche questa perla che non so se è in legno, è un po' più pesante. Mary, se lo sai, illuminami. E questi chips
Bellissimi, che dovrebbero essere, se non erro, di Corniola, un'altra delle mie pietre preferite, ovviamente. Mary, io non so che dire, cioè, sai che questo pacchetto non dovevi assolutamente inviarmelo perché io non ho fatto nulla. Mary, io ti ringrazio di cuore veramente. E ciò che posso dire è che spero soltanto che un giorno potremo incontrarci di persona e spero che questo giorno appunto arrivi presto. Ti mando un bacione grandissimo e ciao a tutti e al prossimo video.